Intanto ringrazio Paola per la deliziosa presentazione, ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Io aggiungerei un dettaglio a quello che ha già detto la collega Paola Germoni, cioè l'anfiteatro è un luogo di raccolta, di incontro di uomini che provenivano da qualunque parte del mondo allora conosciuto e che naturalmente interagivano culturalmente con le popolazioni residenti. È un po' come le squadre di calcio di adesso, no? Che sono composte da persone di varia provenienza. Ecco, la stessa cosa avveniva negli anfiteatri, soprattutto naturalmente nell'anfiteatro degli imperatori. Nel Colosseo. L'anfiteatro è un'architettura creata dai romani per i combattimenti tra gladiatori che si chiamavano munera, quindi offerta, provenienti dai territori dominati da Roma e per le cacce con animali anche esotici, venationes, di cui vi parlerà la collega Vismara, catturati spesso oltre i confini dell'impero. Circa 230 sono gli anfiteatri finora noti, di cui ben 102 in Italia, gli altri distribuiti in Europa, in Nord Africa e nell'Oriente Mediterraneo. Una gigantesca ragnatela in cui confluivano uomini dalle più diverse provenienze e origini, ciascuno portatore della propria identità culturale, che inevitabilmente interagiva con la cultura romana in un reciproco scambio protrattosi per circa 8 secoli. L'anfiteatro, questo è quello di Pompei, è il punto di arrivo di una complessa evoluzione architettonica che, partendo dai modelli del teatro greco, ha tra i suoi prototipi l'anfiteatro di Pompei, realizzato nel 70 o 65 a.C. e la sua più compiuta espressione nel Colosseo, di cui vedete qui un modellino sezionato, di cui vi invito a guardare particolarmente la parte centrale, cioè il piano dell'arena color giallino sezionato e con i sotterranei immediatamente al di sotto, che erano quindi nascosti alla vista degli spettatori. Questo è un punto focale, i sotterranei sono una sorta di altro monumento dentro il monumento, perché costituivano il dietro le quinte degli spettacoli, la preparazione dei quali avveniva appunto senza possibilità da parte del pubblico di osservarli. E li rivedremo più avanti, ne rivedremo il funzionamento in particolare. Colosseo, che fu costruito circa 140 anni dopo l'anfiteatro di Pompei e fu inaugurato nell'80 d.C. Ma numerosi anfiteatri erano già sorti in Campania alla fine del secondo secolo a.C., come Capua, il primo anfiteatro di Capua, Literno e Cuma, e nella prima metà del primo secolo a.C., Avella, Cales, Pozzuoli, Telese, la stessa Pompei. Come mai in Campania prima che a Roma? La risposta va ricercata nelle origini della gladiatura che si sviluppa nell'Italia meridionale nel IV secolo a.C. a seguito della colonizzazione greca. I munera, quindi gli spettacoli, gli scontri tra gladiatori, nascono in ambito privato come giochi funebri, una consuetudine molto antica e comune ad altri popoli del Mediterraneo. Nell'Iliade, Omero descrive i giochi di Achille in onore dell'amato Patroclo e secoli dopo, nell'Eneide, Virgilio ricorderà quelli organizzati da Enea per il padre Anchise. Questo piccolo rilievo che è esposto nel Museo Nazionale di Lucca rappresenta proprio un banchetto funerario alle cui spalle sta per svolgersi un combattimento fra gladiatori. Non ne conosciamo le modalità di ritrovamento, perché si tratta di un vecchio scavo ottocentesco, e una datazione possibile appunto è intorno al primo secolo a.C.
Dunque, riprendendo il discorso delle origini della gladiatura, nelle tombe di Paestum, che risalgono al IV secolo a.C., siamo tra il 370 e il 340, sono raffigurate infatti, oltre a corse di bighe e incontri di pugilato, anche scontri tra uomini armati. In Campania i banchetti funebri erano allietati da combattimenti tra uomini armati, come abbiamo visto nel rilievo di Lucca, tra uomini armati come guerrieri sanniti, che erano uno dei primi popoli sconfitti dai romani, come ci racconta Livio. A Roma il primo spettacolo fu allestito nel 264 a.C. dal console Junius Pera in onore del padre defunto. Il progressivo aumento del numero dei gladiatori esibiti durante la media e tarda età repubblicana testimonia il crescente successo dei Munera. In due secoli si passò dalle tre coppie di combattenti del primo spettacolo, quello del 264 a.C., alle addirittura 320 esibite da Giulio Cesare nel 65 a.C. Il carattere privato e funerario del munus durò fino ai primi anni dell'impero. Infatti il crescente favore del pubblico trasformò i combattimenti tra gladiatori in un formidabile strumento di propaganda politico-elettorale che fu necessario arginare con l'emanazione di rigide norme. Per tutta l'età repubblicana il mantenimento di una famiglia gladiatoria, si chiamava così, fu prerogativa di facoltosi privati. Giulio Cesare istituì nel 49 a.C. a Capua un ludus, cioè una caserma privata, composta da 5.000 elementi, che Ottaviano, il futuro imperatore Augusto, ereditò. Nacque così il primo ludus imperiale, proprietà personale dell'imperatore. Con Augusto, i Munera divennero definitivamente espressione della munificenza imperiale verso il popolo. Nel primo secolo d.C. mancano infatti notizie di spettacoli offerti nella capitale da privati. Fuori Roma, solo i giovani questori furono autorizzati e spesso costretti da Claudio e poi da Domiziano a offrire spettacoli a loro spese, e costavano molto. La Venazio. La passione per la Venazio, introduco brevemente, Cinzia, mi perdonerai, derivò ai romani dalle battute di caccia alle belve cui avevano assistito in Africa nel 202 a.C., al termine della seconda guerra punica. Dalla prima Venazio pubblica, la Venazio è uno spettacolo di caccia, la prima era con leoni e pantere e fu offerta nel 186 a.C. dal console Marco Publio Nobiliore. Da allora la passione venatoria raggiunse il suo culmine nei primi tre secoli dell'impero. E qui vediamo un felino, un grosso felino che azzanna un venator. Questo invece è un graffito del Colosseo. Dunque gli spettatori durante le pause tra uno spettacolo e l'altro, tra le altre cose, disegnavano sui gradini sui quali sedevano. Sono gradini di marmo, quindi non era facile graffire dei disegni così accurati su una superficie così consistente, così dura. Alcuni di questi disegni sono dei veri capolavori, delle vere opere d'arte. Purtroppo se ne sono conservati pochissimi, perché anche i gradini, come quasi tutti i marmi del Colosseo, sono finiti calcinati in epoca tarda e in epoca alto medievale. In questo graffito noi vediamo una scena di Venazio che evidentemente aveva colpito molto la fantasia dello spettatore. La Venazio si svolgeva la mattina, quindi forse si dedicò a questo disegno, che gli avrà anche comportato un notevole dispendio di tempo durante la pausa per il pranzo, perché lo spettacolo durava una giornata intera. Una scena di Venazio con molossi e orsi. Le Venaciones comprendevano scontri tra uomini e animali o tra soli animali ed erano ricche di attrazioni. Nel Colosseo paesaggi apparivano all'improvviso dai sotterranei, migliaia gli animali coperti di ornamenti, sfarzosi i costumi dei Venatores.
Nel secondo secolo a.C. l'Oriente Mediterraneo e l'Africa del Nord furono per l'Italia le principali fonti di rifornimento. Questo è un mio parere personale, ma secondo me era proprio la Venazio che attirava gli spettatori negli anfiteatri, non tanto lo spettacolo gladiatorio. Perché la Venazio? Perché noi oggi siamo abituati a vedere animali ovunque, nei documentari, in quelli che si chiamavano una volta zoo, all'estero, ovunque. Ma per un abitante di Roma che non fosse abituato a viaggiare per lavoro, vedere degli animali esotici doveva essere uno spettacolo incredibile. Tant'è che le fonti ci raccontano che la prima Venazio che fu offerta al pubblico, quella appunto del III secolo a.C., creò addirittura il panico e la gente scappò via. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo un mosaico che proviene dai Castri Pretori, risalente appunto al II secolo d.C., che è esposto nel Museo del Colosseo, in cui si vede appunto una tigre con un campanellino al collo e due figure che vengono interpretate come figure femminili, quindi due venatrici, due cacciatrici. La tigre è morta, si vede dal simbolo, il Theta Nigrum, che è al di sopra del dorso della tigre, quindi le due cacciatrici l'hanno uccisa, ne hanno avuto ragione. Questa è naturalmente una ricostruzione, ne vedrete parecchie di ricostruzioni di armi nel corso dell'illustrazione, una protezione per il torace del cacciatore. Naturalmente queste ricostruzioni sono ricostruzioni filologiche realizzate dopo un attento studio naturalmente della iconografia sul tema da Silvano Mattesini, che ha molto pubblicato i suoi lavori. Un giorno sull'arena. La sequenza dello spettacolo fu codificata di nuovo dall'imperatore Augusto, è sempre lui che ha messo ordine nella materia. La giornata iniziava con un solenne corteo che si chiamava pompa, che potete vedere nel registro superiore del rilievo funerario. Nell'arena sfilavano l'editor era l'organizzatore dei giochi a Roma, naturalmente era solo l'imperatore, preceduto dai lettori, dai musicisti che accompagnavano gli spettacoli con il suono di trombe, flauti, corne, tibie, organi idraulici, i portatori di cartelli che illustravano i motivi delle esecuzioni capitali e l'indicazione delle coppie di gladiatori, che venivano sempre appaiati a sorte per evitare accordi preventivi e i cui nomi erano annunciati da araldi. Infine, sfilavano le star degli spettacoli, i gladiatori, che vedete nel secondo registro, quello più largo, più alto, i venatores e i condannati a morte. Al mattino si svolgevano le venaciones e le damnaciones ad bestia, cioè la condanna a morte tramite sbranamento. Nella pausa per il pranzo, altre tipologie di condanne a morte, i giochi incruenti, protagonisti, i pegnari, si chiamavano così, erano dei nani muniti di piccolo scudo, frusta e bastone, che mimavano i combattimenti, in pratica prendevano in giro i gladiatori, e si esibivano anche i gladiatori impegnati in esercizi di riscaldamento con armi inoffensive. Spettacolare condanna a morte era la vivicombustione, che si chiamava tunica molesta. I condannati, detti pirricari, indossavano vesti imbevute di sostanze infiammabili, cui veniva dato fuoco durante la pirrica, una danza guerriera spartana trasformata in drammatici contorsionismi. Questa immagine che voi vedete è il disegno di un disegno preparatorio
rinvenuto nel Colosseo, nella galleria di accesso dell'imperatore al Colosseo, in cui sono illustrate tre piccole scene di giochi che non possiamo definire incruenti, ma sono giochi di intrattenimento da intervallo. Quindi sull'estrema sinistra voi vedete un signore che tenta di frustare, si difende sostanzialmente da un felino che viene trattenuto da un altro personaggio, da un venator, mentre un acrobata salta alle spalle del venator stesso. Nella scena centrale invece è un leone, presumibilmente, che sta per avventarsi contro un venator, e nel terzo ecco un'altra scena di acrobazia con tamburello, tra l'altro, tamburello a cui erano fissati dei campanellini di bronzo, come si è capito dai forellini che sono rimasti nel disegno. Il pomeriggio era dedicato al munus, quindi allo scontro gladiatorio. Prima del combattimento si trasportavano sull'arena le armi che venivano sottoposte all'esame dell'organizzatore, cioè dell'editor, perché ne constatasse la regolarità. Rivolto un saluto all'editor, i gladiatori iniziavano a combattere, assistiti e incoraggiati dai doctores. Gli spettacoli erano preceduti da pubblicità, non sappiamo a Roma in che termini si svolgesse questa pubblicità, ma ne abbiamo parecchi editti, si chiamavano Edicta Munerum, queste pubblicità, ne abbiamo a Pompei tantissimi. Annunciavano appunto gli spettacoli nell'anfiteatro e venivano incisi sui muri oppure dipinti. Questi editti, queste forme di pubblicità, erano commissionati naturalmente e pagati dall'organizzatore, con un testo che è sempre quasi identico, cioè spicca a grandi lettere il nome dell'organizzatore, ovviamente, quindi di colui che ha investito, seguito dal numero delle coppie di gladiatori che si esibiranno, in genere 20 coppie, cioè 40 gladiatori. L'editto indica anche il giorno e il luogo degli spettacoli, che a Pompei duravano un giorno, massimo 4. Anche la presenza del velum, il velum era il telo che copriva, proteggeva gli spettatori dal sole, dai raggi del sole, è indicata anche quello nella pubblicità. Ora, spettacoli di 2-4 giorni, naturalmente in provincia, cioè al di fuori di Roma, ma gli spettacoli che si svolgevano nell'anfiteatro degli imperatori duravano praticamente tutta l'estate, si svolgevano da giugno a settembre e duravano quelli di Tito, quelli inaugurali, 100 giorni, ma quelli che sono durati più a lungo sono stati quelli di Traiano, durati 120 giorni una volta conquistata la Dacia. Quindi immaginate la folla che doveva riempire l'anfiteatro. Il Ludus Magnus, abbiamo detto che le famiglie gladiatorie vivevano nelle caserme, una delle più grandi e comunque l'unica conservata a Roma, a parte quella trovata ad Ambaradam, ma comunque l'unica caserma gladiatoria è il Ludus Magnus, di cui vediamo qui quanto resta. I combattenti vivevano nelle caserme ed erano sottoposti a una disciplina molto ferrea. Erano riuniti in famiglie gestite da un imprenditore che si chiamava lanista, che si occupava del loro acquisto innanzitutto e poi del loro sostentamento e addestramento. All'lanista si rivolgeva l'organizzatore degli spettacoli per noleggiare i gladiatori. Ma chi erano i gladiatori? Dal III secolo a.C. e fino al IV secolo dopo, gli spettacoli gladiatori furono tra gli intrattenimenti pubblici più amati dai romani di ogni estrazione sociale. Lo status giuridico e la provenienza dei gladiatori erano vari.
Molti erano prigionieri di guerra, come dimostrano i più antichi tipi di armature derivati dai popoli sconfitti dai Romani, Sanniti, Galli, Traci. Numerosi erano gli schiavi, venduti dal padrone all'anista o condannati alla gladiatura per scontare la pena di un reato commesso. Gladiatori erano anche fra i liberti, gli schiavi liberati, e tra uomini di nascita libera, tra i quali senatori, cavalieri e persino un imperatore, Commodo, che si esibiva sull'arena del Colosseo armato come un secutor. Una categoria a parte era costituita dai cosiddetti auctorati, uomini liberi che si dedicavano alla gladiatura per mero profitto, rinunciando per il tempo del contratto ai diritti civili, e questi erano contrattualizzati a tempo determinato dall'annista. Molti schiavi sostituirono il nome originario con un nome di battaglia, a volte desunto dal luogo di origine. Ce n'è uno anche qui ad Ostia, è il Retiarius Beticus, che era di provenienza spagnola. Il suo nome è graffito su un muro qui nel parco. Questi sono disegnini appunto che vengono da Pompei, cioè redatti su una tomba a Pompei, dove si vedono dei particolari che riguardano lo spettacolo. In alto a sinistra ci sono i suonatori che accompagnavano le pugna, cioè gli scontri. Sono riportati i nomi dei gladiatori. Vedete per esempio Ilarus, no? Ilarus è ripetuto più di una volta, sopra e al centro, Attilius, ma sono riportate anche i numeri delle pugne che loro hanno, in cui sono stati coinvolti, no? Quindi c'è Ilarus, ne ha combattute addirittura 14 qui al centro, sulla destra. La progressiva espansione territoriale compiuta da Roma comportò un afflusso continuo di prigionieri ridotti in schiavitù. La multietnicità di Roma, già alla fine dell'età repubblicana, si rafforzò con l'espansione dell'impero. Ad esempio, la conquista della Giudea nel 70 d.C. fruttò un gran numero di schiavi, così come la sconfitta dei Daci, celebrata da Traiano nel 107. Anche nel Colosseo, come vi dicevo prima, con 120 giorni di spettacoli. Inoltre, all'interno dell'impero, chiunque poteva fruire di una grande mobilità, favorita da un'articolata rete viaria, e così anche i gladiatori andavano in trasferta al seguito dell'annista. Le classi gladiatorie, se ne conoscono 16, non sono esistite in contemporanea. Le nostre conoscenze derivano dalle fonti letterarie e dalla documentazione iconografica. In età repubblicana le armature si ispiravano a quelle dei popoli sconfitti. La codifica delle categorie, formulata in base agli armamenti e quindi al tipo di combattimento, risale ad Augusto con successive variazioni. Le classi più diffuse, a parte quelle più antiche, qui vediamo il Samnes, il Gallus, il Traex o Trace, il Dacius, le più diffuse erano il Traex, appunto, l'Oplomaco, il Murmillo, il Retiario, il Provocator e il Contrarezziarius, che combatteva appunto contro il Retiarius, il Secutor e l'Eques, cioè il Cavaliere. Le più comuni coppie di gladiatori, documentate dal primo secolo a.C. al IV dopo, prevedevano degli abbinamenti fissi, che erano il murmillo con il trace, il murmillo contro l'oplomaco, il reziario contro il secutor. Il Samnis, che qui vedete sulla sinistra, è il gladiatore più antico, dotato di un ampio scudo ovale o rettangolare, qui è riprodotto in rettangolare, elmo piumato, schiniere a protezione della gamba sinistra, asta e spada. A età cesariana risale invece il Gallus, quello immediatamente a fianco, che nella tarda età repubblicana diventò Murmillo, cambiò il nome. Ora, l'abbigliamento dei gladiatori, così come quello dei venatori, ma anche degli animali, era molto, molto sontuoso, molto colorato e molto luccicante. Questo perché?
questo l'ho provato con i miei occhi, perché dagli spalti più alti dell'anfiteatro la visibilità era estremamente ridotta. Consideriamo che non esistevano occhiali all'epoca, quindi chi sedeva molto in alto, e molto in alto c'era la plebe, quello che vedeva non erano i particolari, ma vedevano il luccichio, vedevano i colori, vedevano solo porzioni dello spettacolo vero e proprio, non i dettagli. Qui abbiamo sì, lo scudo di un gladiatore trace, sempre ricostruito su base iconografica. Era caratterizzato il trace da una spada ricurva, la sica, da un piccolo scudo rotondo che abbiamo visto, da un elmo privo di piumaggio e da alte protezioni per le gambe, che si chiamavano ocre. Torniamo al graffito del Colosseo, questo in particolare in cui si vede il Retiarius che combatte appunto contro il Retiarius con il grande scudo rettangolare. Si nota del Retiarius, si nota bene la grande rete che tiene con la mano sinistra, mentre con la destra sta tentando di colpire il contro Retiarius, ma in realtà sta colpendo lo scudo con cui l'avversario si difende. Gli equites, i cavalieri che di solito aprivano la pompa, quindi il corteo iniziale, erano dotati di una corta tunica e armati di lancia, spada e di un piccolo scudo. Si affrontavano a cavallo o a piedi. I murmillones avevano l'elmo a tesa ripiegata, una spada e un grande scudo rettangolare ed erano la classe più comune. A destra invece non è un elmo ma è uno spallaccio di un reziario per proteggere appunto le spalle, la spalla. Questo. I contrarezziari avevano un tipo di elmo comune che era ovoidale e privo di tesa per non offrire presa alla rete del nemico, cioè del reziario, e impugnavano la spada e un grande scudo per parare i colpi del tridente. Eccolo qui, l'elmo del contrarezziarius. Il Sagittario, ecco, non vi stupite dei colori, avevano una loro motivazione che è quella di cui vi accennavo prima. Combatteva con arco e frecce ed era munito comunque anche di una spada. Ecco, questo è un gladiatore che è scomparso molto presto e si capisce perché era armato in maniera talmente pesante che non riusciva quasi a muoversi, per cui fu eliminato dalle categorie piuttosto velocemente. Era impenetrabile ai colpi, però non riusciva a colpire a sua volta. Alcuni elementi del costume erano comuni a tutte le categorie: le fasce, i teli di stoffa o di cuoio che avvolgevano le gambe sotto gli schinieri e, se molto imbottite, pesavano anche 3,5 kg, e la manica, queste proteggevano le braccia parzialmente o totalmente. Erano composte da una rete di strisce di cuoio, talora guarnite di lame metalliche applicate, che si potevano estendere fino alla mano. Pesava solo 1 kg e non impediva i movimenti. E poi, appunto, il gladiatore indossava sempre il subligaculum, una sorta di perizoma che si fermava con un cinturone. Ecco, questa è una protezione toracica di un provocator. In generale tutti gli equipaggiamenti lasciavano scoperto il busto, raramente oggetto di ferite, al contrario degli arti e della testa, perché i combattimenti avevano delle regole precise, non erano come quelli del film Il Gladiatore. Le armi di difesa e di offesa dovevano consentire scontri bilanciati.
che quindi seguivano regole precise, contrapponendo uomini dotati di armi che consentivano pari opportunità. Il gladiatore non volgeva mai le spalle al nemico, la posizione prevalente in tutte le categorie era la frontale, con il busto eretto o appena ruotato verso l'avversario, la gamba sinistra avanzata e flessa e la distanza tra i piedi pari a circa 1,5 l'ampiezza delle spalle. La posizione consentiva una certa mobilità e la possibilità sia di menare colpi poderosi che di parare quelli dell'avversario. L'equipaggiamento pesava fino a 20 kg, il peso di un elmo variava tra 3 kg e 5. Gli schinieri pesanti 1,2 kg fino a 2 kg coprivano la gamba solo davanti e poco sui lati ed erano di altezza diversa secondo la categoria del combattente e la grandezza del suo scudo, arrivando a coprire solo lo stinco o anche il ginocchio. Lo scudo più piccolo pesava 1,5 kg, il più grande 8 kg. La rete del reziario, che era rotonda, aveva un diametro di 3 o 4 metri con piccoli piombi lungo il bordo e pesava tra 1,5 kg e 3 kg. Il peso del gladio variava tra 1 kg e 1,3 kg. Cioè, quindi è evidente come l'addestramento dovesse essere continuativo e duro, perché solo per potersi muovere con tutto questo peso indosso era una fatica non indifferente. Come si addestravano questi gladiatori, questi riuniti nella famiglia che vivevano all'interno della palestra? Era analoga la tecnica di addestramento a quella dei militari. Le reclute, assegnate a singoli allenatori, ex combattenti di grande esperienza, in base alle caratteristiche fisiche e personali, erano indirizzate a una determinata categoria che comportava una specifica tecnica di combattimento. L'esercizio fisico era costante, impegnando gli uomini la mattina e il pomeriggio. Le prove di combattimento erano eseguite dapprima contro un palo di legno alto circa 2 metri, che, saldamente infisso nel terreno, veniva colpito di punta e di taglio sia con il gladio di legno, che pesava il doppio del vero, che con uno scudo circolare di vimini, anch'esso pesante il doppio del vero. Era così possibile, affinando la tecnica di combattimento, simulare uno scontro. Nella fase seguente si passava al duello vero e proprio, sempre con armi di legno, che tuttavia potevano procurare ferite, riscontrate infatti sui crani di alcuni scheletri di gladiatori. I munera iniziavano di norma con l'ingresso degli equites, dei cavalieri, noi gladiatori che combattevano a cavallo, sull'arena che si vedono in alto a sinistra. Gli scontri successivi impegnavano coppie di gladiatori, scelte in base all'armamento, per bilanciare gli scontri. Il gladiatore sconfitto poteva chiedere la grazia o essere ucciso tramite jugulatio, cioè il taglio della gola, che, proibita da Augusto, tornò in auge in età imperiale avanzata. Tuttavia la jugulatio non era frequente, la grazia era normalmente concessa per motivi economici, perché in caso di morte del gladiatore, l'organizzatore dello spettacolo era tenuto a pagare alla lista il valore complessivo dell'uomo e non il solo noleggio. La concessione della grazia spettava l'organizzatore e a Roma all'imperatore, che generalmente si atteneva alla volontà del pubblico. Il gladiatore vittorioso, questo è un altro graffito su un gradino del Colosseo, riceveva una simbolica palma e doni preziosi. Questo gladiatore ha nella sua mano, stringe nella sua mano la palma, e in alto si vede il termine di una parola, probabilmente feliciter. Una simbolica palma e doni preziosi. A fine carriera otteneva una spada di legno, simbolo del congedo, e per gli schiavi della libertà riconquistata. A chi aveva raggiunto e dimostrato il più alto livello di professionalità spettava la corona, che procurava una grande popolarità. Alcuni gladiatori arrivavano al congedo e spesso continuavano a vivere in caserma come istruttori o scendevano nell'arena come arbitri, e una volta congedati potevano formarsi una famiglia.
Una domanda che spesso mi viene rivolta è se i bambini venivano portati ad assistere agli spettacoli anfiteatrali. La risposta è sì, venivano portati, perché intanto abbiamo nel Colosseo un documento che lo dimostra chiaramente, cioè un altro graffito su un gradino in cui si vede un bambino tenuto strettamente per mano da un uomo adulto, probabilmente il padre, un fratello, e con l'altra manina il bimbo stringe una piccola palma. Questo non solo dimostra la presenza dei bambini agli spettacoli, ma dimostra anche che nel Colosseo esisteva una vendita di gadget esattamente come adesso, quindi probabilmente appunto si vendevano figurine di gladiatori, piccole corone, piccole palme e così via. Quindi nulla è cambiato rispetto ad oggi. Poi perché portavano i bambini? Perché noi per la nostra mentalità, per la nostra educazione, per la nostra cultura, per le nostre religioni, ovviamente tendiamo a proteggere il più possibile i bambini da quelle che consideriamo brutture, ovviamente, e queste non possiamo considerarle non brutture. Mentre per la mentalità romana lo spettacolo nell'anfiteatro, sia che fosse uno spettacolo di caccia che uno spettacolo di lotte fra gladiatori, era comunque una espressione di grande coraggio da parte degli uomini che invitavano ad avere comunque coraggio nella vita, era uno stimolo, coraggio per affrontare le ostilità, per affrontare i nemici, per affrontare la vita stessa, quindi che fossero problemi che venivano dagli uomini o da altre avversità. Quindi era una forma di insegnamento. Il valore di un gladiatore, dicevo, si giudicava dal numero degli scontri sostenuti. A Roma sono documentati gladiatori che hanno combattuto da un minimo di 3 a un massimo di 40 pugne, in media una dozzina. E ritorno qui a questo graffito di Pompei, in cui, come vi dicevo prima, è segnalato proprio il numero delle pugne. Lo scontro non comportava necessariamente la vittoria. Il gladiatore poteva essere solo stato gravemente ferito e impossibilitato a continuare il combattimento. I gladiatori costituivano un rilevante investimento economico per il lanista, cui conveniva salvaguardare la salute degli uomini, garantendo loro, prima e durante e dopo il combattimento, le cure necessarie. In caso di ferite, e qui abbiamo una casistica molto ampia, dal morto che viene portato fuori, che viene portato via dall'arena, al ferito sulla barella, alla raccolta di altri feriti, in caso di ferite, scusate, la competenza dei medici militari, che acquisivano grande esperienza sui campi di battaglia, garantiva i migliori trattamenti. Il sangue dei gladiatori feriti o uccisi, raccolto con le spugne, alimentava un redditizio commercio. Bere sangue umano caldo era considerato un rimedio contro l'epilessia, come ci racconta Plinio. Gli scheletri di 66 gladiatori rinvenuti nel 1993 nelle tombe di Efeso in Turchia, databili al secondo e terzo secolo dopo, confermano che l'assistenza medica a disposizione dei combattenti, come per gli atleti moderni, era eccellente. Ampia è la casistica delle ferite riportate sull'arena, ma anche durante gli allenamenti e degli interventi chirurgici subiti per sanare infortuni all'avambraccio e alle più frequenti ferite frontali o laterali della testa causate da tridente, da spada sull'osso frontale, da taglio di un gladio, dalle armi di legno usate per l'addestramento. La scoperta di una gamba destra amputata attesta la precisione di un intervento chirurgico. Gli scheletri di Efeso sono stati sottoposti ad accurate analisi. Gli uomini, alti in media 1,68 m, altezza normale per la popolazione romana del tempo, erano di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Lo studio ha confermato le informazioni delle fonti letterarie antiche sull'alimentazione dei gladiatori, basata su apposite ricette. I gladiatori, detti ordeari,
nutriti con orzo, seguivano una dieta vegetariana. Le ossa di gambe e braccia rivelano che gli individui furono sottoposti a un prolungato e continuo allenamento per accrescere la potenza muscolare. Le ossa contenevano un quantitativo doppio rispetto alla popolazione media del tempo di stronzio, elemento chimico affine al calcio, dovuto alla dieta povera di carne, impostata su cibi a base di orzo e fave e su bevande composte da vegetali misti a cenere di ossa, utili come complemento dietetico per accrescere l'apporto di minerali. Tutti gli individui mostravano un buon livello nutrizionale, assenza di carenze alimentari e di segni patologici a questi riconducibili. Tuttavia, l'alimentazione dolce e polposa era causa di carie dentali. Quindi erano trattati molto bene da questo punto di vista. Qui abbiamo sulla sinistra un reziario e sulla destra un trace. Il gladiatore suscitava paura, disprezzo, ma soprattutto ammirazione per il coraggio dimostrato da chi rischiava la vita per amore di vittoria, gloria e successo. I fans assistevano agli allenamenti nelle caserme e alla cena che precedeva gli spettacoli. È facile immaginare la folla che si accalcava alla vigilia del combattimento quando un grande e fastoso banchetto riuniva i gladiatori e i loro sostenitori che accorrevano per vedere, toccare, incontrare i propri beniamini e verificare lo stato della loro forma fisica per programmare le scommesse. In tali occasioni i gladiatori dovevano apparire al massimo della forma fisica, ma tra i coinvitati vi erano anche combattenti abbrutiti e senza speranza, soprattutto gli schiavi, che approfittavano sicuramente della situazione per godere per l'ultima volta dei piaceri del cibo. Altri, paralizzati dalla paura, invece, e non erano i professionisti ovviamente, invece di mangiare e bere, raccomandavano le loro famiglie agli amici, facevano testamento e se possedevano schiavi li affrancavano. Offerte agli dèi prima dei combattimenti. Alcuni culti erano molto legati agli spettacoli anfiteatrali. In Italia e in Africa gladiatori e cacciatori veneravano Ercole, il semidio della forza. Un posto d'eccellenza occupava in Oriente Marte, il grande dio dei gladiatori, il dio della forza, della guerra. Diana Nemesi, dea della caccia, della vendetta e della morte improvvisa e accidentale, tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo era la favorita da gladiatori e cacciatori invocata per offrire protezione. Dai sotterranei di alcuni anfiteatri, tra cui il Colosseo, provengono maledizioni contro gladiatori e cacciatori incise su lamine di piombo arrotolate, definite tabelle de fictionum, recanti segni e formule magiche in lingua greca o latina. Morti prematuramente, i gladiatori erano il migliore mezzo di comunicazione con gli inferi. Il loro sangue giocava un ruolo importante anche nei riti magici. Questa è una maledizione ritrovata in una fogna del Colosseo, srotolata, ed è una maledizione contro un gladiatore che combatteva a cavallo. E questo si vede, non si vede naturalmente nella foto, ma è inciso un ferro di cavallo su questa foto, oltre naturalmente a una serie di maledizioni in lingua latina. Sono maledizioni che normalmente il pubblico gettava nelle fogne che naturalmente erano in contatto, no, con la terra e quindi con gli inferi. Ma quanto guadagnava un gladiatore professionista? Solo gli uomini liberi potevano trarre profitti economici dall'esercizio della gladiatura. Ingaggiati da una lista, dovevano giurare di accettare l'eventualità di essere bruciati, legati, frustati o uccisi con la spada, riconoscendo al datore di lavoro facoltà di vita e di morte su di loro. In cambio, ricevevano 2.000 sesterzi per ogni spettacolo, non erano pochi, come stabilito da una legge, la Lex Italicensis. Se scaduto il contratto il gladiatore ne chiedeva il rinnovo, il compenso aumentava fino a 12.000 sesterzi. Si consideri che il procurator del Ludus Magnus della caserma, che era un funzionario imperiale di alto livello,
Alla fine del III secolo guadagnava 200.000 sesterzi l'anno, mentre una famiglia di contadini poteva vivere un anno intero con 500 sesterzi. Quindi i 12.000 sesterzi del gladiatore erano una cifra di una certa consistenza. Nel IV secolo la gladiatura era ancora molto fiorente, i gladiatori erano spesso assoldati dai senatori come guardie del corpo. La fine del combattimento, dei combattimenti, dovuto a causa di ordine politico-economico, segue l'assedio e il sacco di Roma da parte dei Goti di Alarico nel 408-410. L'alto costo degli spettacoli comportò una selezione sempre meno accurata dei combattenti, le cui mediocri prestazioni generarono disinteresse nel pubblico, più attratto da spettacoli che per i costi più contenuti potevano essere offerti con maggiore frequenza. L'ultimo combattimento è documentato a Roma nel 434-435. Proseguirono però le venaciones fino agli inizi del VI dopo. A Roma gli anfiteatri a carattere temporaneo o stabile, realizzati con struttura lignea o con base in pietra ed elevato di legno, sono documentati dalla tarda Repubblica fino a età neroniana. Prima della costruzione del Colosseo furono due i precedenti di età imperiale, riconducibili a Caligola e a Nerone, che nel 57 d.C., in un solo anno, costruì un anfiteatro di legno in Campo Marzio. Ma solo nella seconda metà del primo secolo, con notevole ritardo rispetto alla Campania, fu finalmente costruito interamente in muratura l'unico anfiteatro pubblico realizzato dagli imperatori della dinastia Flavia a partire dal 71 d.C., il Colosseo, che divenne il modello architettonico per i successivi anfiteatri, tra i quali Capua e Pozzuoli. Ma nessuna esibizione poteva competere con gli spettacoli offerti a Roma dall'imperatore, né per sfarzo né per durata. Ma come funzionava la macchina scenica? I preparativi per gli spettacoli si svolgevano nei sotterranei dell'anfiteatro. L'apparato tecnico, invisibile al pubblico, era coperto dal tavolato ligneo dell'arena, in cui si aprivano botole da cui emergevano a sorpresa uomini, animali e scenari, sollevati da montacarichi mediante un complesso sistema di argani. Qui vedete una ricostruzione un po' onnicomprensiva, cioè il grande corridoio centrale sulla destra, dal quale si sollevavano le piattaforme che portavano sul piano dell'arena gli scenari per le venaciones e per le condanne a morte. Vedete sul piano dell'arena il montaggio degli scenari stessi e ancora nei sotterranei i montacarichi con cui si sollevavano gli animali. Questa è una planimetria, quella che io chiamo la caramella, dei sotterranei, che erano profondi 6,50 m ed estesi per circa mezzo ettaro, e sono composti da 15 corridoi posti simmetricamente ai due lati del grande corridoio centrale, lungo il quale si spostavano su binari di legno le scenografie utili a venaciones e condanne a morte, sollevate, appunto, come dicevo prima, mediante i piani inclinati. Alle due estremità dell'asse maggiore sono le camere, le cosiddette camere di manovra, ambienti simmetrici posti ai lati della galleria centrale, ospitavano grandi montacarichi azionati con argani ed erano delimitati da gallerie convergenti usate come darsene per le naumachie inaugurali, in seguito destinate anch'esse ad alloggiare argani. Ma le strutture oggi visibili, che costituiscono il più grande impianto di questo tipo, sono il risultato delle ristrutturazioni eseguite durante oltre 4 secoli di uso, a seguito di incendi, terremoti, allagamenti, ma anche per semplice usura ed esigenze sceniche. Nell'80 d.C., quando il Colosseo fu inaugurato, i sotterranei non erano stati ancora costruiti. Per gli spettacoli si utilizzò un impalcato di legno irremovibile che veniva smontato per consentire lo svolgimento di spettacoli acquatici e rimontato per tutte le altre esibizioni. Per riempire d'acqua l'invaso sotterraneo per una profondità di circa 1 metro,
occorrevano meno di 30 minuti. L'acqua necessaria, che proveniva dal vicino acquedotto Claudio Neroniano sul Celio, scorreva attraverso 32 nicchie ricavate entro il muro perimetrale dell'invaso. Si vedono sullo sfondo. Ecco, da questa, dalla parte superiore della nicchia, si intravede un'apertura, l'acqua arrivava da lì attraverso una serie di canalizzazioni e naturalmente scorreva all'interno dell'invaso. E un metro è stato calcolato che fosse la profondità adatta sia per le battaglie navali, quindi erano barche di piccole dimensioni, quelle utilizzate per le naumachie, sia per gli spettacoli acquatici. Quando l'impalcato di legno fu sostituito con Domiziano dall'impianto sabile e muratura, gli spettacoli acquatici cessarono definitivamente. Ritorniamo qui. Per l'apparizione di animali, uomini e scenari trasportati attraverso le gallerie sotterranee fu realizzato un sistema di montacariche e piani inclinati azionati tramite carrucole da argani fissati a terra. Lungo il corridoio perimetrale, sempre ipogeo, erano posizionati 28 ascensori di legno o montacarichi di legno contenenti gabbie alte poco meno di un metro, destinate ad animali di piccola e media taglia, tra cui felini e orsi. Gli animali grandi, tipo gli elefanti, venivano condotti direttamente sul piano dell'arena. Terminata la corsa del montacarichi, qui ne abbiamo una ricostruzione, questo funziona, è ricostruito uno a uno nei sotterranei del Colosseo, e funziona egregiamente, naturalmente è frutto di uno studio filologico condotto in collaborazione con l'Istituto Archeologico Germanico e con un ingegnere che ha ricercato proprio anche lo stesso tipo di legno utilizzato nelle strutture originali. Gli animali venivano, una volta terminata la corsa, gli animali salivano verso il piano dell'arena mediante rampe di legno. Per sollevare un solo montacarichi, che era articolato su due livelli, occorrevano 8 persone, 4 per ciascun livello. Per sollevamento simultaneo dei 28 ascensori erano necessari 224 uomini. Immaginiamo le condizioni di lavoro sotto il piano dell'arena, con condizioni di luce piuttosto scarse, l'illuminazione era data solo da torce e lucerne, e da qui gli incendi numerosi. E soprattutto questi uomini erano molto vicini l'uno all'altro, lo spazio vitale, lo spazio di manovra non era un granché. Dal corridoio centrale e da uno dei corridoi rettilinei erano sollevati uomini e scenari mediante 24 piattaforme mobili, ciascuna ampia circa 20 metri quadri, che si muovevano lungo i piani inclinati. In seguito, e questo avvenne nel III secolo, i 28 montacarichi perimetrali furono sostituiti da una nuova serie di 60 montacarichi alloggiati, di cui questa è una riproduzione, alloggiati entro piccoli vani e azionati simultaneamente da unico argano tramite carrucole inserite in pilastrini di travertino in cui passavano le funi. I nuovi montacarichi erano destinati al sollevamento di uomini e animali di piccola e media taglia. Però per capire, dunque questi sulla sinistra sono contrappesi di piombo che venivano utilizzati nella manovra dei montacarichi, che sono gli unici mai ritrovati in un anfiteatro. Pesano tantissimo, diciamo il più piccolo 22 kg, il più grande ne pesa 56, quindi molto poco maneggevoli. Però adesso, per comprendere meglio il funzionamento del montacarichi, vi vorrei mostrare, approfittando ancora un attimo della vostra pazienza, un piccolissimo, brevissimo film. Ecco questo. Il movimento a trazione umana.
Ora vedrete un cane, eccolo qui. Non è un cane qualunque, è un cane attore che è andato in pensione e che si è sottoposto con molta nonchalance, devo dire, e con molto aplomb a questo esperimento. Ecco la gabbia che sale con i contrappesi, la carrucola, il piano inclinato che si solleva piano piano. Eccolo. È Bello! bellissimo, è bellissimo ed è tranquillissimo. Però ha un incedere È stupendo. E bellissimo! questo è stato un esperimento che abbiamo fatto 2 o 3 anni fa. Bello! E che ci ha dato proprio l'idea del funzionamento. Però voi, Parla nel... scusa, però considerate che gli animali che uscivano da queste gabbie erano animali tenuti a digiuno per giorni, erano animali tenuti al buio e in penombra per molte ore dal momento in cui arrivavano nell'anfiteatro. Quindi uscivano all'improvviso con questo sistema, spaventati, affamati, arrabbiati, uscivano all'improvviso sotto la luce del sole e sotto soprattutto il rumore della folla che li acclamava, che gridava. Quindi era un'esperienza per questi poveri animali terribile, ma i romani non erano ecologisti. Passo la parola. Ringrazio a nome di tutti.